Buongiorno, oggi ci divertiamo a realizzare un termometro esterno e lo faremo incastrando questo modulo di termometro digitale all'interno di una scatola 503. Per questo progetto sarà necessario avere un corrugato collegato con l'esterno all'interno del quale inserire il sensore di temperatura. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Il modulo termometro digitale è in grado di rilevare temperature da meno 50 a più 110 gradi grazie a questo sensore. Un termistore NTC è una resistenza che varia il suo valore in base alla temperatura. Per un negative temperature coefficient, maggiore è la temperatura, minore è la resistenza. Il contrario per un PTC. Questi moduli termometri sono abbastanza economici, disponibili con LED verdi o rossi. Sul circuito stampato, posto sul retro di questi termometri, è presente uno stabilizzatore di tensione che abbassa la tensione d'ingresso ai 3 volte necessari al microprocessore centrale. In alcuni casi il sensore è sostituito da un integrato DS18B20. In tal caso occorreranno 3 fili invece che i 2 previsti con il termistore. Andiamo ad effettuare alcune prove collegando il mio termometro ad una tensione di alimentazione 5 volt per vederne il display in funzione. Se non rispettate le tensioni di alimentazione, guasterete il dispositivo. Il mio a LED verde funziona con 5 volt. Tensione continua, quindi rispettiamo la polarità rosso e nero. Il termometro entra immediatamente in funzione, toccando il termistore vedremo la temperatura salire. Naturalmente questo termistore dovrà essere posto all'esterno con un cavo di lunghezza massima di circa 4 metri. Vado a tagliare il cavo di questo termistore a cui aggiungerò un altro spezzone che farò passare all'interno del mio impianto elettrico, ma senza superare i 4 metri perché il termometro diventa instabile. Per il montaggio mi procuro un portafrutti della linea Vimar Plana 503 e una lastra in plexiglass dello spessore di 2 mm. Da questa lastra vado a ritagliare un coperchio che andrò a fissare alla portafrutti 503. Prendiamo bene le misure con un pennarello. Per il taglio utilizzo il solito saldatore per elettronica, stavolta però con punta piatta, che mi consente tagli abbastanza precisi e puntuali. Se vi sta piacendo questo video, mi raccomando, non dimenticate di mettere like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro prezioso contributo. Con il cutter vado a rimuovere tutte le sbavature lasciate dal saldatore. E prima di fissare la lastra alla porta placca 503, posso anche andare a satinarla per darle un aspetto opaco con questa carta vetrata grammatura 80. Il risultato finale è questo che vedete, una superficie satinata attraverso la quale potremo comunque leggere i LED del termometro. In alternativa alla satinatura, possiamo lasciare semplicemente la lastra trasparente, così com'era in origine, e andarci a fissare il nostro termometro. Non prima però di averla fissata con l'utilizzo della colla a caldo. È il momento di passare all'alimentatore. Ho scelto questo alimentatore switching da 5 V 1 A, più che sufficienti per alimentare il mio termometro, che non assorbe più di 50 mA. Ho saldato il cavo relativo al connettore di alimentazione del mio modulo termometro, che nel frattempo ho privato del suo contenitore in plastica per avere maggior spazio all'interno della scatola 503. In genere i display di colore verde funzionano ai 5 V, mentre quelli rossi a 12 V. Verificate prima dell'acquisto. Andiamo a fissare questo display sul nostro plexiglass, semplicemente anche qui con l'utilizzo di colla a caldo che, posta tra il plexiglass e il display, ne favorirà l'incollaggio perfetto. Fissiamo esattamente al centro del nostro plexiglass il mio termometro in modo da avere una visuale perfetta. Per dare un tocco di classe a questo termometro, vado ad aggiungere dello scotch nella parte esterna circostante questo termometro in modo da coprire completamente la parte interna della scatola.
Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link relativi ai materiali e agli attrezzi utilizzati. Bene, torno al mio alimentatore, vado a dissaldare i cavi della 220, che dovrò necessariamente collegare ad una linea 220 volt presente all'interno della scatola. Per isolare meglio questo circuito stampato, vado ad inserirlo all'interno di questa plastica termorestringente, normalmente utilizzata per pacchi batteria a litio. In alternativa potete utilizzare del nastro telato. Questa plastica si restringe termicamente con una pistola d'aria calda fino a coprire completamente tutta la superficie del circuito. Una volta raffreddata, posso andare a collegarla ad un morsetto a molla per la 220. È il momento di andare ad assemblare il tutto all'interno della scatola 503. A tal proposito, attenzione, c'è il rischio di folgorazione. Prendete tutte le precauzioni e soprattutto staccate il contatore per non prendere la scossa. Di seguito lo schema dei vari collegamenti. A seconda dell'alimentazione del termometro, dovremo utilizzare un alimentatore da 12 volt o 5 volt. Basteranno 0,5 A di corrente. Vi ricordo di non superare la lunghezza massima di 4 metri per il sensore. Ho collegato la 220 della presa originaria al mio alimentatore switching e ho collegato anche il cavo che porta il sensore all'esterno al mio modulo termometro. Non mi rimane che inserire il tutto all'interno della 503 prestando la massima attenzione. Il termometro è già entrato in funzione, lo vediamo dal LED verde acceso. Riavvito il portafrutti sulla scatola 503 e vado a coprire con la placca finale di decorazione. E così, con poca spesa, abbiamo realizzato un ottimo termometro esterno, molto affidabile perché a filo, che ci consentirà di conoscere la temperatura esterna comodamente all'interno della nostra abitazione prima di uscire. Il sensore naturalmente si trova all'esterno in un corrugato che attraversa il muro della mia abitazione. A protezione del sensore ho posto questa semplice placchetta riciclata con dei fori per il passaggio dell'aria. Una spugnetta all'interno del corrugato evita gli spifferi d'aria. Questo stesso modulo può essere utilizzato anche per la temperatura interna, basterà avere l'accortezza di posizionare il sensore nella parte esterna della placca per rilevare la temperatura dell'ambiente. Bene amici, se vi è piaciuto il video come al solito vi raccomando di mettere like. Io vi do appuntamento alla prossima volta.